C'è quest'idea, non mi fa dormire. Questo odore caldo che mi prende le vene e chiede di essere seguito. Chiede il mio interesse. Il corpo non può ignorarlo. Lo cerca. Vuole sapere da dove provenga. Cosa lo provoca. Vuole assaporarlo. Se mi chiedi cos'è, non lo so, che quasi arrossisco. È caldo. È caldo come i muscoli e gli arti quando si muovono. Quando con forza si contraggono, perché vivono. Sì, è vivo, vivo come parole grandi che vuoi sussurrare, perché non hai coraggio di dirle ad alta voce. Quelle parole belle, colorate, chiare, come i petali degli asfodeli. Piene di passione, come le rose che riconosci. Quelle parole che poi una segue l'altra, e l'altra, e l'altra ancora, a rincorrersi e giocare come margherite di prato. Quelle enormi, come girasoli, così insoddisfatte e volubili. Quelle sensuali, orchidee ambigue, che timide aspettano il momento adatto a mostrarsi. Queste, le parole, le idee, le sensazioni, tutte sentivo, e non aspettavo altro che poterle urlare. Ma come? Mi domandavo. Ma come? La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Così, dalla deflagrazione del mio subconscio in germogli di steli vibranti, iridescenza che mai avevo osato supporre o confermare, rendere vive e nutrire così esplicitamente come adesso potevo, in questo sospiro di polvere, reminiscenza divina, creatore di uomini, di giocattoli, di bamboline. In questo disegno di realizzazione e vita ho intravisto il delinearsi di sorrisi impensati, respiri forti da inondare il mondo, o almeno la mia vita.